Ciao a tutti, voglio presentarvi mio nipote, si chiama Michele e ha deciso di raccontarci una filastrocca di carnevale. Vai, Michele. Ciao Star Video, un saluto a te e a tutti gli amici del canale. Mettiamo la pignolata. Pronte, messe nelle pirottine. Adesso mettiamo le diavoline di sopra e la pignolata è pronta. Ora chiacchiere pronte e li cospargiamo di zucchero a velo. Iscrivetevi al canale di Star Video e attivate la campanella. Alla prossima! Buon appetito a tutti! Assaggiamo un po' com'è venuta. Buona! Vi consiglio di farla. È buona! Tutti, oggi prepareremo paccheri ai peperoni, paccheri freschi. Allora ci vogliono due mezzi peperoni, mezzo rosso e mezzo giallo, due cipollotti freschi, uno spicchio d'aglio e del petto di pollo tagliato a pezzetti e un po' di pepe nero. Allora, iniziamo a tagliare i peperoni. Allora, tagliamo i peperoni prima a strisce. E poi a piccoli pezzetti. Lo stesso facciamo con questo giallo. Allora, metto tutto nella padella. Aggiungo olio d'oliva extravergine. Facciamo un po' appassire prima di mettere gli altri ingredienti. Nel frattempo tagliamo il cipollotto, metto solo la parte bianca.
adesso che si sono un po' appassiti aggiungo la carne. Così i peperoni possono collare la preparazione. Adesso che ho arrotolato la carne, aggiungo la cipolla. E l'aglio tagliato in elementi. Un po' di pepe nero. E per ultimo aggiungo i pomodorini. Li lascio cuocere un po' e poi è pronto. E li lascio addensare un po'. Li revolo un po' di sale.
Allora, il spaghetto è pronto. Aspettiamo che bolle l'acqua e caliamo la pasta. Allora, l'acqua bolle. La aggiungo il sale, credo che basti. Allora ci vogliono 3-4 minuti di cottura, non ci vuole molto. Allora la pasta è pronta, spegniamo. La mettiamo in padella. Accendiamo un po' il fuoco per farla insaporire.
mettiamo un po' di formaggio, poco però, così non copre il sapore. Spegniamo. E la mettiamo in un piatto. Buon appetito a tutti. Assaggiamo un po' com'è venuta. Buona. Vi consiglio di farla. È buona. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Voglio presentarvi mio nipote. Si chiama Michele e ha deciso di raccontarci una filastrocca di carnevale. Vai, Michele. Ciao Star Video, un saluto a te e a tutti gli amici del canale. Filastrocca di carnevale, fai uno scherzo niente male, getta acqua di ogni colore e lava via tutto il grigiore, togli lo sdegno da ogni viso, curva le labbra in un sorriso, riempi le bocche di belle risate e le strade di carri parate, regala al cielo le stelle filanti ai disillusi due occhi sognanti, spargi coriandoli per la via, riporta nei cuori la fantasia. Porta un costume a tutti noi, facci giocare ed essere eroi. E sotto questi mascheramenti saremo tutti felici e contenti. Se vi è piaciuta la filastrocca, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao, alla prossima! Buongiorno, oggi prepareremo le chiacchiere e la pignolata in un impasto unico. Allora ci vogliono due uova, mezzo bicchiere di succo d'arancia e mezzo bicchiere scarso d'olio di girasole, di semi di girasole, mezza bustina di lievito e farina quanto basta. Allora iniziamo. Mettiamo i liquidi. Le uova, e la farina un po' alla volta.
mezza bustina di lievito per pesci. Deve essere morbido, non duro. Ci siamo quasi. Allora è pronta. Prendiamo la spianatoia. Allora, rivediamo l'impasto a metà. Facciamo delle sfoglie sottili.
facciamo delle forme dei piatti. Li sto mettendo in un vassoio così sono facili da spostare ai fornelli. È venuta un po' morbida, ci vuole più tempo a fare le sfoglie, ma comunque ce la faremo.
adesso li facciamo un po' più sottili. Allora, finite le chiacchiere, facciamo la pignolata con il resto dell'impasto. La tagliamo. Thank you.
po' di farina così non si appiccica. Finita anche la pignolata e la mettiamo in un piatto. A posto, e ci spostiamo ai fornelli. Abbondante olio, io uso l'olio di girasole, accendo. E aspettiamo che bolle. Allora, l'olio bolle e iniziamo a friggere. Li facciamo dorare in ambele parti. Thank you.
togliamo dal fuoco e li mettiamo su carta assorbente. Allora, finito con le chiacchiere, mettiamo la pignolata. Facciamo dorare. Così è più boccante e più buono. Anche la pignolata è pronta, la togliamo dal fuoco. E ne mettiamo su carta assorbente. Ora le chiacchiere pronte e li cospargiamo di zucchero a velo. Buonissimo, buono, assaggiamo un po', buono, ottimi, ciao a tutti, alla prossima. Iscrivetevi al canale di Star Video e attivate la campanella. Alla prossima! Thank you.
adesso in un pentolino mettiamo il miele. Accendiamo il gas e lo lasciamo cuocere. Ho messo 2 cucchiai colme di miele. Facciamo bollire. Mettiamo la pignolata una bella volta. E la lasciamo cuocere nel miele un paio di minuti. Prendo i pirottini, è un vassoio, e la sistemiamo nei pirottini. Pronte, messe nelle pirottine. Adesso mettiamo le diavoline di sopra.
pugnolata è pronta. L'assaggiamo, vediamo com'è è venuta. Buona. Ciao a tutti, alla prossima. Oggi mi trovo alla Fondazione di Cuore Immacolato di Maria. Oggi non c'è nessuno. C'è un bel panorama. È enorme. Di solito è pieno di gente. Questo posto si trova a Paravati, provincia di Vibo Valentia. Saliamo le scale. C'è una grande statua di Gesù. Sopra in alto della chiesa c'è scritto Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime. È un bellissimo posto.
enorme da girarlo tutto. Ci vorrebbe mezza giornata. No, non è possibile. Scendiamo le scale.